Galleria con la signora Nadia Martini, che ci dirà in sintesi la storia della sua attività. Quando ha iniziato l'attività, signora? Nell'81, 30 anni fa. E cosa ricorda di allora? Mi ricordo un po' più di calma, la gente un pochino più felice, anche se c'era meno di adesso. Mettevamo le scatole al posto dei giocattoli perché non c'avevamo la merce, pochissima, e piano piano abbiamo fatto, con tante difficoltà durante gli anni. È andata così, niente di particolare perché non c'era proprio. Abbiamo resistito, perché? Perché ci piaceva il tipo di lavoro. Ho avuto tanto aiuto da mio marito che faceva... Lavorava. Come si chiamava suo marito? Santino. Faceva il falegname, la mattina mi accompagnava, il giorno mi riprendeva, andavamo a comprare la merce, una cosa familiare, con un bambino piccolo che è cresciuto con la febbre là sopra, familiare proprio. Il locale è stato sempre questo? Sempre questo. Sì. Naturalmente l'ha aggiornato. Mano a mano abbiamo cercato di allargarlo, di spingere, ma sempre queste mura sono sempre queste. Lei sta ancora felicemente in attività e quindi immagino che ci sia un segreto particolare. La resistenza e il piacere di stare insieme ai bambini e alle persone che ci vogliono bene. Ho avuto un brutto lutto, ma ci ho avuto persone vicine che non sapevo neanche che mi volevano così bene. Sì. E poi immagino, l'onestà. Poi immagino anche il servizio. Noi cerchiamo di darlo al massimo per le capacità che uno ha. Uno cerca sempre di imparare, parlavamo del computer, io so di vecchia data, non lo so usare, no? C'è una ragazza che mi dà una mano. Però penso che il servizio cercavo di darglielo in tutti i modi. Tra poco passo del dispiacere. No, no. Ricorda il quartiere all'inizio? Quando il quartiere era tipo paese. E tutti buongiorno, lasciavano la spesa, i bambini andavano e adesso invece non si è riqualificato. C'erano molte attività? C'erano tante fabbriche, c'era più lavoro, adesso invece non ci sono più buongiorno, non ci sono più, meno gente, gente diversa, sono venuti nomadi tantissimi, ci si convive alla meno peggio, tante persone, altre comunità, insomma tutto sommato è un buon quartiere. Ecco, i comportamenti dei clienti come sono cambiati rispetto agli... È cambiato, il cliente è più esigente perché il mercato offre tanto e quindi gli devi dare sempre di più per vincere, questa è una battaglia, per vincere cerchiamo di dargli di più sia in servizi, sia uno deve imparare prima quello che uno vende, quello che uno compra e poi dopo darglielo. Quindi un continuo aggiornamento. I centri commerciali come hanno influito sulla vostra I centri attività? Commerciali ci hanno cominciato da bastonata a destra a manca e infatti siamo sempre rossi in banca, le banche non ci aiutano, quelli che ci hanno aiutato sono stati i genitori, mamma, papà, copriamo questo, copriamo quello, cerca di andare avanti, perché? Perché si deve arrivare a una pensione. Con gli altri commercianti come? Gli altri commercianti qui ci abbiamo avuto sempre, questa noi la chiamiamo Tor Sapienza Sud, una bella, sì, con i vicini, sì, un bel rapporto, sì, tutti d'accordo. Fate delle iniziative? Cerchiamo di fare iniziative, cerchiamo. Se è stato un momento che c'è stata l'Unione Commercianti, da tanti anni, andava, non andava, allora noi abbiamo fatto un gruppo qui da soli. Infatti quando c'è una piccola festa, un compleanno, un qualche cosa, mettiamo un po' per uno e andiamo e portiamo i pensieri, no? Cosa bisognerebbe migliorare nel quartiere? Belle strutture, lei? Perché non c'è niente per i ragazzi, non c'è niente proprio, c'è un centro anziani e basta. Adesso stanno facendo un giardino, ma sono 10 anni che ci stanno dietro per farlo. Qua manca tutto. La strada hanno fatto questi marciapiedi larghissimi, ma non serve perché non c'è posteggio, un po' di tutto, qui manca. Quindi soprattutto il traffico. Sì. Dal punto di vista della sicurezza. La sicurezza adesso non si assicura più a nessuno d'altro, non si assicura, no, infatti non c'è paura di stare qui, specialmente noi siamo rimaste donne sole, quindi non c'è, per il momento non c'è. Cerchiamo di aiutarsi sempre più di noi. E cosa suggerirebbe al municipio di fare con urgenza? Con urgenza la viabilità, che è la cosa più importante, finire questi giardini e qualcosa per i giovani. E invece al governo centrale cosa gli suggerirebbe? Non sta a me suggerire perché gli direi un sacco di parolacce, per il vero?
per il momento esaurite le parolacce, cosa suggerirebbe? No, non ho suggerimenti, perché bisognerebbe vedere quello che portano adesso a vedere, perché sennò la gente non crede più a nessuno. Un po' di onestà, la possiamo fare, un po' di onestà, perché se una persona deve campare con 600-700 euro al mese, non so loro come fanno a rubacchiati qua e di là. Che io ho suggerito, onestà. Abbiamo visto che c'è anche la nuova generazione che la sta aiutando nell'attività. Sì, come si trova? Bene, con i giovani benissimo. Con i giovani benissimo. Quindi l'aiuta, diciamo, a mantenersi. Ma se non ci fossero i bambini, se non ci fosse la generazione nuova, ma che ti aiuta? Ecco, lei vende anche dei giocattoli. Cosa manca ai bambini di adesso che invece avevano i bambini? Allora, ai bambini di adesso gli manca la vicinanza dei genitori e dei nonni, perché gli danno il giocattolo per metterli davanti al televisore e basta. Invece no. Non gli regalano il tempo. Gli manca il tempo e gli manca la pazienza. Non hanno pazienza. Secondo me. Va bene. Tutto di fretta, tutto di fretta. Abbiamo finito? La ringraziamo.